La vita nella città, specialmente nelle grandi città, è diventata sempre più complessa e sempre più faticosa, persino pericolosa. I trasporti pubblici sono sovente insufficienti, le città sono progressivamente sempre più sporche, mal gestite, sempre più affollate di pessimi edifici, conflittuali ed estranei agli stessi cittadini, che sembrano però indifferenti al loro declino morfologico. Sembra che in essi la povertà assuma speciali forme di disperazione sconosciuta nelle campagne. La competizione, le relazioni d'affari sostituiscono completamente quelle sociali. Eppure la città è probabilmente il più importante monumento costruito dall'uomo, la rappresentazione fisica della volontà, delle speranze, delle memorie di un'intera collettività. Nonostante molti affermino che il fatto urbano stia nel nuovo millennio cambiando radicalmente la propria natura, nonostante alcuni architetti e sociologhi cantino le lodi della dispersione, della mescolanza ridondante senza regole, dell'espansione infinita e dell'infinita duttilità che annulla la storicità insediativa, ciò che si può scrivere del futuro della città è che esso è assai incerto, ma nello stesso tempo fondato su una storia di almeno 4.000 anni che non può essere dimenticata. Ancora oggi la città sono i luoghi di verifica dello stato di avanzamento tecnico ed economico della società e insieme dei suoi conflitti. La comunicazione immateriale non ha certo sostituito le opportunità dell'incontro fisico tra le persone della città, anche se proprio con l'enorme crescita della comunicazione immateriale sono aumentati i rischi di disgregazione sociale e della sublimazione dell'esperienza intersoggettiva, per mezzo proprio dello schermo mediatico. La città è il luogo che offre comunque le opportunità più ampie di lotta solidale, ma insieme anche la solitudine più crudele. I cittadini non sembrano, cioè, nei nostri anni, amarsi reciprocamente, i cittadini utilizzano la città, ma non si identificano più con essa. Ma come in questi anni però si sono viste mai, come in questi anni, si sono viste però costruire tante parti di città nuove, per non parlare della quantità degli edifici che superano negli ultimi 50 anni quelli costruiti nei precedenti 2000. Negli architetti sono stati mai tanto popolari da invadere persino i settimanali e le televisioni. Più del 50% della popolazione del mondo è oggi una popolazione urbana e tale percentuale è in costante e vertiginoso aumento. Ciò sottolinea l'idea della superiorità della vita di città e la separazione radicale da quella della campagna, anzi il suo abbandono, se non come uno spazio turistico per pochi o come l'illusione di alcuni di ritorno possibile alla natura. La fenomenologia urbana poi si è enormemente diversificata, parlo sempre di quella europea, nell'ultimo secolo, città piccole, molto grandi, frammenti urbani, resti di insediamenti abbandonati, metropoli grandissime, ricche e poverissime, in declino o dallo sviluppo grande e rapido. Città da ricostruire dopo insensate distruzioni belliche, città pianificate o autocostruite, bidonville senza confini, o al contrario, città dalla lenta crescita sulla permanenza delle proprie tracce. E poi città regione, megalopoli, reti di città interconnesse o separate da grandi spazi, vuoti interni, città nuove di drenaggio della popolazione in via di rinnovamento o di espansione di grandi metropoli, ma tutte in genere però lontane dai propri territori, indipendenti da essi. Ciascuno di questi tipi di città dovrebbe presentarsi come possibilità diversa e come problema singolare la nostra coscienza di architetti e di cittadini. Ma quando si discute del futuro urbano è solo l'immagine della gigantesca metropoli che invade il mondo e dalla sua infinita estensione a cui si pensa come una forma di modello. Città cioè sede del potere globale sui territori, città sovente inconoscibile degli stessi cittadini, città dentro la quale la natura è conosciuta solo sotto la forma di standard di verde per abitanti. Dentro la supercittà anche gli spazi aperti come gli spazi pubblici di relazione, le piazze, i commons, i portici, sono diventati dei luoghi spesso inospitali e di scontro
tanto che adesso va funzionalmente sostituendosi il grande interno collettivo privatizzato offerto come luogo di incontro sociale, centro commerciale, ma persino l'aeroporto, la stazione di servizio, o il grande complesso sorvegliato per ricchi o per poverissimi, tutti però l'uno contro l'altro il diverso. Se questo, se un tempo comunque ha pensato che la liberazione collettiva valesse il sacrificio personale di ogni oggi, di ogni persona, oggi la libertà personale è agita proprio nella sua società contro la liberazione collettiva. Forse è lo stato del soggetto dell'uomo occidentale, proprio anche nella sua estraneità alla vita collettiva della città, al di fuori del tifo che ci ha persistito qualche altra cosa, che rende difficile avere un'immagine dell'altro, ma ottiene sempre, invece agendo, sempre solo l'immagine di se stesso. Si può dire che la costruzione dello spazio urbano, del suo tessuto, delle sue gerarchie e dei suoi monumenti, il suo disegno nell'antico doppio significato di progetto e di rappresentazione di idee per mezzo delle forme, abbia perduto la sua capacità di mediazione nei confronti della società. Né progetto e costituzione di coincidenza nei confronti, diciamo, della tradizione della grande città europea greca, tra polis e politis, nello spazio dialettico come relazione tra urs e civitas. Nessuna di queste cose vale più. Anche il sogno della città ideale si è ridotto ad utopia tecnologica, non solo come mezzo, ma come contenuto. Certamente la città è stata sovente anche nel passato non tanto città dei cittadini quanto città dei sudditi, del re, dell'imperatore o città di Dio e dei suoi rappresentanti, ma come ci insegnava Max Weber, oltre che città del potere o città simbolico religiosa, la città è nella storia anche città economica, di produzione, di mercato, città istituzionale e politica, pur con diversi equilibri tra questi fattori. Ma essa è sempre per Max Weber anche il luogo capace di rappresentare gli ideali collettivi, sia pure con obiettivi nel tempo molto diversi tra di loro. Peraltro senza ideali, pur con tutte le loro ingenuità, non vi è discorso, neanche discorso politico, ma neanche architettura come pratica artistica, io aggiungo nel senso più nobile di questo termine. In quanto ideale è vissuto nei secoli anche quello dell'utopia urbana, come rappresentazione dell'utopia sociale o come disegno che al contrario organizza morfologicamente lo stato delle cose, come nella tradizione per esempio delle città ideali del Rinascimento. Ma negli ultimi anni è vero che l'utopia degradata a forecasting aziendale o in utopia tecnologica come contenuto, come dicevo, anziché come mezzo, minacciosa come utopia del disastro descritta nel cinema o nelle televisioni. In realtà gli ideali utopici del nuovo millennio, con la presunta caduta della ragione della storia con cui confrontarci criticamente, hanno perduto gran parte del loro slancio di progetto sociale alternativo. L'utopia è vissuta come una regola rigida, non corrispondente alle simpatie per la fluidità e il cambiamento costante come loro assoluto. Con l'estinguersi dell'ossigeno della storia, scriveva Franco Volpi, commentando il pensiero dei sostenitori della via della storia, si spegne anche il fuoco dell'utopia. La pubblica opinione, per quanto televisivamente omogenea nei gusti e nei comportamenti, o al contrario neuroticamente oppositiva, non vuole più coincidere con il senso specifico della propria identità urbana, ma solo con la città per quanto riguarda il suo valore incessantemente competitivo, che cerca di esprimere con ciò che si ritengono essere i simboli globali del successo, cioè la visibilità. Anche i monumenti non hanno più a che vedere con la storia dei cittadini, ma sono diventati immagini di marca, a causa proprio del loro obiettivo ideologico di turismo o di mercato o di consumo. Una crescita senza fine, ma anche senza speranza di equità, senza speranza di mutamenti strutturali, si sarebbe detto un tempo. Mai come in questo mezzo secolo però, le città si è detto crescono in densità ed estensione e travolgono e seppelliscono con la loro espansione anche le piccole comunità,
crescendo secondo l'ideologia della deregolazione, cioè secondo il principio della libertà come assenza di impedimenti anziché come della libertà come progetto. Questo sovente senza alcun rispetto per la costruzione storica del proprio territorio antropogeografico. Le città crescono con l'accumulazione degli oggetti costipati di essenziali in competizione, sempre più in alto, non per raggiungere il cielo di Babele, ma solo per battere in altezza il vicino. Accanto alla crescita incessante della città cresce l'incubo della sempre più bassa qualità delle periferie. Sia le periferie consolidate della città industriale in trasformazione che le periferie esterne dell'estensione infinita senza regole sono colpevoli principali dell'insensato consumo del bene finito dei suoli, di altissimi costi di infrastrutturazione e della distruzione di quella straordinaria ricchezza specie europea che è la fittezza della rete dei piccoli insediamenti storicamente dotati di identità urbana e che proprio le tecniche delle comunicazioni materiali potrebbero rendere altamente produttivi nella loro singolarità. Col mutare qualitativo della produzione industriale e con la sua continua deterritorializzazione sono venuti meno anche alcuni motivi della separazione funzionale dei tessuti abitativi delle periferie. Adesso si dovrebbe sostituire una concezione della periferia come parte di città dotata di alta mescolanza sociale e funzionale e della presenza di funzioni rare che rendono necessari gli interscambi tra le parti della città. Centralità dotate di identità, di qualità nel disegno urbano, cioè negli spazi fra le cose, oltre che nella qualità dialogante delle cose stesse costruite, quale speranza per un futuro urbano. È anche pensabile però che la qualità e l'identità architettonica degli oggetti urbani sia diventata, per l'opinione della maggioranza rumorosa, un valore del tutto secondario. Si parla solo di congestione, traffico, di inquinamento, di costi, di prezzi, di problemi di energia, di sicurezza personale, tutte questioni importantissime ma non uniche, che non dovrebbero comunque essere disgiunte da una tensione verso una qualità della morfologia urbana non meno che di quella territoriale da cui la prima non può essere separata. Il progetto urbano dovrebbe essere invece, nella sua tradizione di migliore, forma di giudizio critico sulla realtà e nello stesso tempo rappresentazione della speranza di possibilità altre, al di là di ogni realismo di rispecchiamento dello stato delle cose, come fosse il migliore dei modi possibili. Inoltre, come proprio la crescita incessante della supercittà oggi, di oggi ci insegna, vi è più da temere da un'eccessiva confusione competitiva tra linguaggi diversi degli oggetti architettonici piuttosto che dalla una disciplinata leggibilità e gerarchia delle sue parti, in funzione della costruzione di un insieme che possegga un'identità attrattiva, capace di durare, ma aperta all'immaginazione sociale a partire proprio dalla propria stabilità, ma dialogante. Tante cose capricciosamente diverse, si sa, producono invece il rumore indistinto dell'uniformità. L'articolazione ed eccezioni necessarie si pongono al contrario, è ovvio dirlo, ma è assai più difficile praticarlo, sulla chiarezza dialogante della regola insediativa rispetto alla quale si misurano nel tempo le stesse differenze interpretative e persino i diversi usi. Ma bisogna riconoscere che è proprio il significato della nozione di qualità della morfologia urbana ad essere diventato oggi assai più incerto di un tempo. La distanza storica, è vero, ci restituisce immagini unitarie che ammiriamo, andiamo a visitare, di alcune città europee straordinarie, Venezia, Praga, Siena, Cambridge, Aix-en-Provence e molte altre. Eppure la gran parte delle città, purtroppo anche di queste città, è in via di rapido peggioramento. Le loro periferie consolidate, disperse, sono composte di parti di un'eterogeneità di forme aggressive, prive di senso e contraddittorie, cementate talvolta nei loro centri solo dal trionfo di una nuova vulgarità esibizionista e miserabile nello stesso tempo. Nonostante la grande quantità del costruito, non si è costituita un'edilizia capace di soluzioni architettoniche
ci devi condividere. Tutto ciò è stato sostituito dalla pretesa della singolarità imitativa delle soluzioni formalistiche per ragioni di mercato del costruito, ma anche per l'esibizionismo degli stessi architetti come professionisti. La città può essere bella? Forse. È sovente attrattiva, affascinante, misteriosa, ci regala un senso della possibilità, della perdizione, dell'incontro, della variazione, ma certamente non si possono applicare alla città le categorie critiche con cui si giudica un quadro o un'opera musicale. La città ha un uso che deve essere rispettato. E poiché è divenuto difficilissimo un consenso sulle qualità di produzione delle arti in generale, anche i giudizi sulla bellezza della città sono diventati divergenti, convenzionali, divergenti e insieme convenzionali. Ma quando poi le città sono diventate sempre più accentuatamente solo luoghi di lavoro, di turismo, di divertimento, perdendo sovente i propri abitanti, si trasformano sempre più in utilizzatori, in city user, come si vuole dire, la città si trasforma anche nell'immaginario solo un strumento di lavoro e di servizio, persino il suo stesso mantenimento, anche se inadeguato, è diventato sovente la sua attività industriale più rilevante. Tutto questo è ben presente, enormemente dilatato nelle sue disparità tra povertà e ricchezza, nelle metropoli, anche nelle metropoli dei paesi in via di sviluppo, dove l'organizzazione dell'espansione periferica già disastrosa dello sprawl europeo diventa slums, diventa bidonville senza alcun supporto di servizi, nessun tipo, senza acqua, senza luce, sfognature, possibilità di lavoro, ma dove nei prossimi 10 anni nasceranno, secondo le previsioni, un terzo dei nuovi non cittadini del mondo. Dobbiamo in questo caso essere riconoscenti proprio alla globalizzazione, quando la sua immagine non si è limitata all'ideologia del mercato e delle finanze, per la presa di coscienza delle differenze che invece essa ci propone fatalmente, differenze di sviluppo, ricche di storie, di culture, di costumi, di desideri diversi, mentre proprio l'ideologia della globalizzazione economica tende invece alla loro trasformazione coloniale e nuovosità. Fernand Braudel, 50 anni fa, scriveva delle civiltà mediterranee delle diverse forme, dalla cultura greca all'impero romano, dalla civiltà araba all'impero cinese del primo millennio, come forme di pre-globalizzazione. Esse erano, non bisogna dimenticarlo, accompagnate pur con le loro crudeltà da valori più articolati e differenziati al di sopra di quelli economici, mentre le nostre città sono di fronte al fatto che le nostre culture non si connettono più alle nostre organizzazioni sociali. Siamo cioè di fronte alla trasformazione dei valori in prezzi, ad una globalizzazione come separazione tra il mondo strumentale e il mondo simbolico, o meglio, è il mondo economico-tecnico, il mondo dei mezzi ad essere diventato simbolico. Così noi ci muoviamo nelle nostre città secondo una doppia possibile interpretazione di questa separazione. Da un lato l'indebolimento degli stati-nazioni e delle loro istituzioni, l'indebolimento positivo che offrono la possibilità di costituzione di zone più larghe ed innovatrici come quelle dell'Europa, nella città, cioè emergono continuamente processi inventivi ed associativi che fanno sovente emergere nuovi aspetti delle possibilità del suo capitale sociale, tutte cose che potrebbero essere materiale prezioso proprio per un nuovo disegno urbano. Ma da un altro lato tale separazione conduce alla marginalizzazione dei più deboli, alla sparizione di uno spazio sociale capace di garantirci dai poteri e dagli interessi di parte. Il soggetto è nello stesso tempo l'elemento centrale, ma anche l'anello debole di questa opposizione ed è la causa strutturale anche del violento disagio giovanile. E lo stato attuale della costruzione della città ne è l'irrisolta rappresentazione. Di tale rappresentazione è responsabile non meno delle istituzioni trasformate in puro collante burocratico, la vasta famiglia di costruttori di città, e in primo piano la cultura degli architetti, ma anzitutto la rinuncia di tutti alla cultura critica per mezzo del progetto, con l'adozione invece dell'idea di rispecchiamento dello stato delle cose.
ma accordarsi intorno a ciò che può funzionare economicamente, la costruzione di quello che si può definire un'estetica della constatazione. Dopo il realismo socialista e il realismo degli interessi sensati e relativi. Credo, come oggi sembra praticarsi, che le forme dell'architettura siano messe a tremare, si siano messe a tremare e a ricostruirsi formalisticamente per rappresentare proprio l'instabilità dei nostri tempi. Ed è un insulto all'intelligenza dei processi costitutivi della pratica artistica dell'architettura, processi che non sono mai stati di rispecchiamento deduttivo se non quelli della costituzione del peggiore pizzi. Ma si tratta di rappresentazione o di esercizio, oppure di un complicato insieme di svago e misticismo, di euforia del disastro e dell'oblio volontario delle ragioni profonde delle nostre contraddizioni? Domande a cui è difficile dare una risposta conclusiva. L'architettura delle città non può comunque sottrarsi al confronto con la propria durata, al futuro di diversi usi e significati nel disegno urbano, a partire proprio dalla fermezza del suo disegno, capace di misurare anche le micro mutazioni incessanti di ogni quotidiano. Nello stesso tempo, essa non può sottrarsi al confronto con la storia dei luoghi, della società e delle sue condizioni del presente, ma anche delle sue migliori possibilità di modificazione. È proprio, io credo, la nozione di modificazione creativa a cui dovrebbe fare riferimento la presa di coscienza del nostro agire come cittadini e come architetti. Anche la nozione di creatività, che è stata tanto invocata a proposito nei nostri giorni ed applicata a qualsiasi genere di attività, è, non bisogna dimenticarlo, un modo di essere della modificazione del senso, della modificazione creativa del senso, cioè del proprio essere nella storia come un terreno per ogni tipo di futuro. Vi è tra gli architetti alla moda chi sostiene invece la fine della città, a partire dall'idea della città generica, dove non resta più nessuno e qualche cosa di collettivo, dove regna la riduzione dello spazio spazzatura come fondazione del disegno urbano. È difficile negare che questo programma non sia il ritratto iperrealista della condizione sociale, che meglio coincide con una concezione della globalizzazione in quanto universalizzazione del valore assoluto del mercato. Ma io credo, al contrario, che costruire un'architettura urbana civile, semplice, conoscibile, senza la ricerca dell'applauso, aperta all'immaginazione sociale, sia ciò che i migliori architetti di oggi cercano di fare, senza smarrirsi nella società dello spettacolo, credendo nuovamente nella città dei cittadini e parlando con le opere di ciò che solo l'architettura può dire, senza rifugiarsi nell'utopia di evasione né rispecchiare il presente tanto da rimanerci affondati. Ben consci che alla condizione futura dell'architettura della città dei suoi cittadini ovviamente non c'è una risposta definitiva, se non per quella di tornare a soffrire le contraddizioni del presente criticandole, per parafrasare la celebre frase di Walter Benjamin: una totale mancanza di illusione nei confronti della propria epoca e ciononostante pronunciandosi criticamente per essa. Grazie.